Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per parlarvi di un nuovo prodotto uscito in casa Wycon e, come avrete intuito dal titolo, sto parlando del nuovissimo Waterbrow, la crema per sopracciglia waterproof, che è uscita da pochissimo ma che in realtà non è stata affatto pubblicizzata. Io l'ho scoperta per caso sul sito, andando a vedere tra le novità, e dopodiché sono andata in negozio perché, non so se lo sapete, ma sul sito di Wycon le colorazioni sono sempre un po' sfalsate, quindi non mi sono fidata. Io ho fatto bene perché non avevo mai preso questa colorazione, ma sicuramente una troppo scura per me. Ma bando alle ciance, vi lascio all'applicazione. Io utilizzo questo pennellino della Essence angolato, molto molto sottile, mi ci trovo veramente veramente bene. Prendo un po' di prodotto e poi faccio sempre così, che scarico sul tappino l'eccesso per evitare appunto di fare i pastrocchi poi sul sopracciglio. E io di solito inizio dalla parte inferiore del sopracciglio per poi appunto salire verso l'alto e verso l'esterno. Dopodiché sfumo un po' con lo scovolino, sempre verso l'alto. Per dare appunto un effetto un po' più naturale. E basta così, questo è il risultato senza, questo è il risultato con. Come avete visto dalla piccola intro che vi ho fatto prima dell'applicazione, questo prodotto è veramente waterproof, ma io già me ne ero resa conto perché ormai sono 2 settimane circa che lo utilizzo e mi regge benissimo tutto il giorno, e anche senza mascara trasparente per le sopracciglia. Come vedete, cioè, io posso toccarmi le sopracciglia e non succede niente. È veramente fantastico. Non vi ho detto all'inizio che ha un costo di 6,90 euro. Non so dirvi quanto prodotto ci sia all'interno perché non è riportato né sullo scatolino né sul packaging. Vedrò se sul sito riesco a trovare quanti grammi ci sono e magari ve lo lascio scritto giù nell'info box. Comunque è un prodotto made in Italy e da un paio di 12 mesi. Spero veramente che non si vada a seccare troppo in fretta, perché sicuramente questo sarà il mio compagno per tutta l'estate. Io lo utilizzo da circa 2 settimane e questo è quanto ne ho consumato, quindi secondo me durerà anche piuttosto a lungo. Questo ovviamente per realizzare le sopracciglia così come vi ho mostrato, perché a me non piace un effetto troppo artefatto, troppo finto. A me piace più un effetto di sopracciglia naturali e questo mi soddisfa appieno. Come avete visto è molto molto semplice da applicare. Io avevo un po' paura circa l'applicazione perché è il primo prodotto in pottino per sopracciglia che utilizzo e temevo che fosse difficile l'applicazione. Invece basta dotarsi di un pennellino angolato del genere e ci vuole veramente meno di quanto ci vuole con una matita. Io mi sono trovata veramente benissimo e non credevo sinceramente di trovarmi così bene. Infatti mi si è aperto un mondo.
ha proprio la consistenza di una crema, non è un prodotto in gel o ceroso, no, non è affatto così, è proprio cremoso e morbido e forse anche per questo motivo è molto semplice la stesura e anche la sfumabilità del prodotto dotandosi di uno scovolino. L'unica cosa è che vi consiglio di effettuare un sopracciglio alla volta perché il prodotto si asciuga in fretta, quindi è meglio fare prima l'applicazione sul sopracciglio, sfumarlo e poi passare all'altro, perché se si fanno entrambi magari e poi si cerca di sfumare potrebbe non riuscire appunto di sfumarlo con lo scovolino, perché il prodotto potrebbe essersi già asciugato. Quindi vi consiglio di procedere un occhio alla volta. L'unica nota negativa, ma che io penso sia una cosa comune a un po' tutti i prodotti di questo tipo, è che è difficile stratificare il prodotto. In realtà secondo me nemmeno ce ne sarebbe bisogno, perché il risultato già con una passata è pieno ed omogeneo, ma quando ho provato appunto per vederle tutte le caratteristiche a stratificarlo, ho visto che si creavano tipo dei grumi di prodotto, degli addensamenti di prodotto, e che quindi diventava un po' tutto disomogeneo lavoro. Perciò io vi consiglio di fare una sola passata, ma detto questo io ho solo cose positive per questo prodotto. Visto il rapporto prezzo e qualità, io mi sento davvero di consigliarvelo. Se siete alla ricerca di un prodotto per sopracciglia per l'estate, date un'occhiata a questo di Wycon, perché veramente è veramente valido. Lo dico un'altra volta, veramente è davvero valido. Ah, diciamolo ogni tanto, cambiamole questi avverbi. Vabbè. E niente ragazze, questa era la mia recensione su questo prodotto. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato o se andrete da Wycon per dargli una chance. Io sono sempre curiosa di avere il vostro feedback, magari giù nei commenti. Detto questo, vi saluto, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!